Fastidioso. Allora sì, quindi qua sto andando a mettere le luci e poi dovrei anche, ecco, ho tolto anche quella parte di muro che era rimasta, della quale non mi ero effettivamente accorto. No, secondo me ci stava bene, però se la preferite così, la metto così. E niente, adesso sto andando a provare ad inserire questa porta-finestra che è stata un po' un parto perché oltre ad esserci oggetti in questa parte esterna, c'erano oggetti anche nella parte interna, quindi veramente non sapevo più come fare. Però alla fine ce l'ho fatta. Ho cambiato un po' le modalità per quanto riguarda la registrazione, nel senso che ho registrato prima senza parlare, e perché mi sembra di fare un po' più velocemente. Riesco a fare meglio queste cose, così riesco anche a giocare mentre magari in casa ho un po' di confusione e poi la parte registrata con la voce, con il sussurro, la faccio poi dopo, una volta che ho anche editato. Quindi è anche per questo che questa parte è velocizzata. Adesso vedrò cosa fare per le prossime, più che altro perché inizieremo a giocare, quindi non so bene cosa fare. Penso che continuerò questo metodo, però devo fare i video un po' più lunghi perché appunto diciamo che essendo che sono velocizzati durano molto di meno. Ok, adesso qui sto, dopo aver inserito gli alberi, ho deciso di fare un campo da basket per la ragazza, che non ricordo per niente come si chiami, né lei né la nonna, che vabbè, lo sappiamo tutti che qua è segnata come madre, ma in realtà abbiamo deciso che sia la nonna, perché mi piaceva l'idea che lei vivesse con la nonna. E dopo aver fatto il campo da basket per lei, ho deciso di fare un orto per la nonna. Quindi in questo momento sto cercando appunto il recinto, che cambierò svariate volte, non tanto il modello quanto quanti quadratini usare per il recinto. E ho deciso di mettere dentro il recinto anche un alveare, non lo so, mi sembrava carino, mi ricorda proprio le nonne campagnole che ci sono almeno da qua da me in Veneto. Ora sto cercando appunto la porticina per entrare, quindi inizierò a cancellare recinti e metterne altri. Adesso ne sto aggiungendo uno, ma in realtà poi lo toglierò di nuovo e rimetterò quello di prima, perché odiando le cose decentrate mi sono accorta che il recinto veniva decentrato e quindi ho dovuto togliere una fila di quadratini. Qua sto appunto andando a cercare la porticina più bella, ho optato per questa, però appunto era decentrata, quindi l'ho comprata e ho tolto una fila di quadratini. Ok, qua me li ha tolti tutti, quindi ho dovuto rimetterli. Ok,
speravo di fare qualcosa, ma sono tutti archi per cerimonie, non c'entravano niente con l'orto. Ok, poi qua ho deciso di fare una piccola piscina, non troppo grande, perché secondo me ci stava anche poco in questa casa, quindi ho deciso di farla, ma abbastanza piccolina e soprattutto comunque nello stile, diciamo, sull'antico. Adesso stavo cercando una scaletta che si adeguasse a questo tipo di piscina, ne ho messe due, e poi metto l'illuminazione sotto nel fondo. Mi sarebbe piaciuto mettere agli angoli sempre dell'illuminazione tipo questa, ma successivamente poi la troverò, ma non mi piaceva come stava. Dopo aver fatto tipo metà piscina, ho deciso di toglierla e di lasciare solo quella nel fondo, perché mi sembrava un po' troppo tutta rigata, sembrava da zebra questa piscina, quindi ho deciso di non farla. E ho messo appunto queste cose qui che fanno le bollicine, penso servono per lo scarico, non sono certa di questa cosa. Poi metto piante ovviamente, perché la nonna ha l'orticino, quindi è anche piena di piante in giardino. Altre piante, altri alberi, anche qua. All'inizio c'ero rimasta male perché vedevo che questi alberi erano senza foglie. Ho detto, ma sono io, ma perché sono senza foglie? Mi è venuto in mente che molto probabilmente in questo periodo su The Sims siamo in autunno ed è per questo che sono senza foglie, non perché siano fatti così gli alberi, ecco. Avendo l'espansione appunto delle 4 stagioni. Ok, qua ero indecisa perché mi sarebbe piaciuto mettere tutti strumenti per fare sport, fare ginnastica, ma non li vedevo tanto bene, diciamo, con la casa. Quindi infatti sto un po' cercando, non sapevo cosa mettere, avevo deciso magari di mettere altri alberi, ma mi sembrava un po' spazio sprecato. Solo che appunto non sapevo ancora cosa mettere alla fine. Comunque, cercando e ricercando, ho trovato, visto che appunto di sopra, nel bagno di sopra, abbiamo messo tutti gli oggetti per lavare i panni, lavatrici e queste cose qua, ho optato per lo stendipanni. Mi sia venuto in mente di mettere degli oggetti
se il gatto